Ciao, siamo qui alla libreria La Cicala di Merate per parlare con Laura Campanello. Scusa un secondo, ma se togliamo le mascherine, visto che c'è una distanza, magari. Ah, va bene. Ottimo. Ah, bene. Allora, siamo qui per parlare con Laura del suo ultimo libro, edito da Mondadori, che si intitola Ricominciare. Laura, come mai questo libro? Perché molte persone si trovano spesso nella vita a chiedersi come andare avanti, anche in un momento come questo, che direzioni prendere, come provare a realizzare la vita che sognavano e che magari hanno abbandonato tanto tempo fa, o perché si trovano in una difficoltà che ovviamente non prevedevano e si trovano a rimettersi in gioco, in qualche modo forse addirittura a rinascere, a dover rinascere. Questo libro vuole essere un suggerimento per trovare le strade, i modi, le porte perché questo possa accadere. Ecco, nel tuo libro, parto subito con una domanda, la tua parola d'ordine è un po' proprio rinascita. E come tu ci dici, la vita è una continua trasformazione e ci sono diversi tipi di rinascite. Sono rinascite che sono determinate da cambiamenti veri della vita, quindi non so, penso alle nascite dei figli, ai lutti e invece ai cambiamenti interiori. Ma ti faccio una domanda che tu fai subito all'inizio del secondo capitolo, che è come facciamo a capire qual è il momento giusto per rinascere? Sì, intanto il libro appunto si dipana anche tra tante domande che cerco di fare al lettore perché senta che è rivolto a ciascuno, non è un libro per un lettore qualunque o anonimo, ma è un libro che vuole interpellare ciascuno nella sua storia e nella sua biografia. E allora rinascita, come dici tu, vuol dire avere a che fare con le soglie, cioè la nascita, la malattia e la morte, ma anche avere a che fare con la realizzazione di sogni e desideri oppure interpretare dei cambiamenti. Qual è il momento giusto? È adesso. Non c'è un momento giusto o opportuno, perché noi abbiamo l'idea che il momento giusto è il momento in cui il cielo riesce a mettere tutti i pianeti al posto giusto e quindi in quel momento ogni condizione che noi vorremmo è perfetta. E quindi è il momento per ricominciare. In realtà non ci sarà mai la condizione perfetta per rinascere. Il momento giusto è questo, quello in cui si fa il primo passo e si sceglie che la vita, come la conoscevamo fino a un minuto fa, non è più opportuna, non è più possibile e quindi ci mettiamo in gioco e riprendiamo in mano la nostra esistenza. Nel capitolo 3, che si intitola Ascolta la tua anima, parli di vocazione e di quello che ci appassiona. E c'è una frase che mi ha colpito, che dice: abbiamo paura che i nostri desideri si avverino. Sembra quasi un controsenso. Ce lo spieghi? Sì, in realtà tutti noi abbiamo il desiderio appunto di veder realizzati ciò che più ci appassiona, ciò che sogniamo. Passiamo tanto tempo nella nostra vita a desiderare una vita differente da quella che stiamo vivendo. In realtà però a volte ci rendiamo conto che abbiamo paura che i nostri desideri si realizzino, perché quando un nostro desiderio grande ci porta fuori dalla nostra vita abituale, ci chiede un cambiamento forte, ci mette magari in discussione anche rispetto a quelle che sono le nostre abitudini, le nostre certezze, le nostre relazioni, allora in realtà questo ci spaventa. Il desiderio è un motore, la vocazione è una chiamata e quando noi decidiamo davvero, accettiamo davvero di seguirla, ci rendiamo conto che in realtà ci potrà portare in luoghi, in tempi, in relazioni che non conosciamo. E quindi anche se sembra un paradosso, come giustamente dici tu, tendiamo un po' a boicottarci, perché per quanto vogliamo realizzare i nostri desideri, in realtà tante volte scegliamo di rimanere in un porto sicuro, anziché scegliere di uscire e bruciare i porti per darci una vita nuova. E qui forse ci viene in aiuto anche quello che ci ricordi di fare, cioè di coltivare la leggerezza. E tu dici che bisogna dare il giusto peso alle cose.
ma soprattutto ricordi che abbiamo sempre delle alternative. Com'è possibile? Sempre. Sì, abbiamo sempre delle alternative perché abbiamo sempre la possibilità di capire o di decidere appunto che cosa conta e che cosa no, che cosa dipende da noi e che cosa non dipende da noi. Noi a volte ci lamentiamo o ci raccontiamo la nostra vita come se fossimo costretti, paralizzati, imprigionati. In realtà c'è sempre qualche cosa che possiamo trasformare e qualche cosa che invece dobbiamo accettare. Già il lavoro dell'accettazione è un lavoro comunque trasformativo, perché smettiamo di combattere con i mulini a vento e in più nel momento in cui eventualmente non possiamo cambiare realisticamente la nostra esistenza in concreto, possiamo sempre cercare di cambiare il modo in cui noi vediamo la nostra vita, in cui la interpretiamo, in cui ce la raccontiamo e prendere l'occasione comunque di trasformare noi stessi e pian pianino lasciare accadere, proprio perché abbiamo trasformato noi stessi una possibilità di vita differente che magari al momento non ci era sembrata possibile. Un altro capitolo che mi ha molto colpito è quello, è il capitolo 5, che è intitolato Supera il lutto. Una cosa che trovo veramente difficile da fare è quella che dici che dobbiamo rinunciare a pretendere un risarcimento. Penso che sia proprio difficile, sia che si tratti di un lutto simbolico oppure di una perdita di una persona cara, e come possiamo fare per non pretendere questo risarcimento che viene proprio, mi sembra molto umano, no? Sì, il lutto è una fase della vita necessaria, purtroppo, nel senso che i lutti accadono, come dicevi tu, lutti simbolici, cioè la perdita di qualcosa, la perdita di occasioni, la frustrazione di un desiderio che non si realizza, qualche cambiamento inatteso e poi i lutti reali, che sono appunto purtroppo la perdita di persone care che vengono a mancare. Pretendere risarcimento è quello che in realtà, e non ce ne rendiamo conto, ci tiene inchiodati al passato. È quella rabbia che ci tiene inchiodati alla necessità, alla volontà, di essere ripagati o in qualche modo rimarginati appunto per quello che abbiamo perso o riteniamo che ci sia stato tolto. In realtà soltanto nel momento in cui riusciamo a darci pace, ad accettare questa perdita, per quanto dolorosa o subita possa essere, ci apriamo finalmente al presente e ci apriamo finalmente al futuro. Accettare e darsi pace ovviamente non vuole dire che il lutto sia meno doloroso o che sia auspicabile. Il lutto rimane qualcosa di terribile, ma non dobbiamo permettere che il lutto condizioni completamente la nostra vita e richiedere o pretendere un risarcimento vuol dire rimanere imprigionati nella rabbia e nell'impossibilità di andare avanti, cioè inchiodati a quel passato, a quella ferita, a quel trauma, senza accettare che in realtà solo noi possiamo risarcirci, scegliendo e accettando la vita che va avanti e accettando appunto di ricominciare. Allora Laura, a questo punto mi viene automatico parlare di vulnerabilità. Tu parli di vulnerabilità e imperfezione nel sesto capitolo e dici addirittura queste parole: la vulnerabilità è il nostro carburante per la vita di ogni giorno. Non ti sembra di esagerare? Ovviamente no, per quanto ovviamente il libro abbia alcune frasi che vogliono essere in qualche modo un po' provocatorie, ma non in senso stretto, ma per svegliare, per scuotere. L'idea è proprio quella anche di parlarsi con autenticità e con verità, cosa che non sempre ci dedichiamo a fare. E la vulnerabilità è il nostro motore, nel senso che noi siamo comunque persone, come esseri umani, fragili, esposti alla sofferenza, esposti alla fatica, esposti alla rinuncia, esposti comunque appunto a un'imperfezione che a volte vogliamo dimenticarci per dipingerci
come se fossimo o dovessimo essere perfetti. La vulnerabilità è quello che invece ci permette di accettarci per quello che siamo, di accettarci imperfetti, ma proprio grazie a questo capaci di essere sempre in movimento, di accettare di essere sempre in ricerca, di accettare in qualche modo di poter dare il meglio di sé, ma non come performance, ma come realizzazione del meglio che possiamo essere. Non quindi appunto perfetti o migliori di altri, ma migliori in quanto connessi e coerenti tra le varie parti di noi, per quanto con tutte le nostre ondulazioni tra momenti di felicità, momenti di fatica, momenti di quiete, momenti di inquietudine. E questa è la vulnerabilità e l'imperfezione a cui mi riferisco, ma che sono davvero anche il nostro cuore pulsante che ci orienta nel momento in cui vogliamo andare nelle direzioni che noi riteniamo opportune e di solito verso la felicità. A proposito di orientamento, torno un attimo al primo capitolo. Tu ogni capitolo lo concludi con delle pillole pratiche, quindi suggerisci degli spunti per poter fare anche degli esercizi, scrivere. E nel primo capitolo parli di, proponi un esercizio sui maestri. Allora, dici di pensare a un esempio di rinascita che è stato per noi un maestro. Io ci ho pensato, non ho un maestro, non ho trovato un maestro, ma ne ho trovati tantissimi. Ne ho trovati molti che a seconda del periodo della mia vita, a seconda del lavoro che facevo, insomma, in ambito familiare oppure esterni. Però non sono riuscita a trovare un maestro. Cosa ne dici? È giusto. Beh, direi che hai fatto bene l'esercizio, nel senso che tutti noi siamo per fortuna pieni di maestri, tra l'altro buoni maestri o cattivi maestri. Qualcuno magari ci ha insegnato qualcosa proprio perché ci ha ferito o magari ci ha deluso. Tanti invece sono stati, e penso a maestri reali della nostra famiglia, della nostra vita, maestri del... possiamo pensare a personaggi storici, mitologici, oppure quelli che incontriamo, perché no, nelle serie TV o in altre situazioni. Però tutti quei soggetti in qualche modo fonte di ispirazione e di stimolo. Quindi averne molti credo sia la risposta peraltro opportuna, e l'invito a chi ascolta o a chi leggerà è proprio quello di lasciarsi sollecitare nel ripercorrere la propria storia alla ricerca di tutti questi maestre e maestre. Perché è anche secondo me un esercizio che io faccio molto nello scrivere questo libro, che è ricco anche di storie che chiudono ogni capitolo. Possiamo, grazie a riconoscere i maestri, fare due cose fondamentali: anche l'esercizio della gratitudine verso chi comunque ha fatto di noi ciò che siamo, e l'esercizio della commemorazione. Ogni volta che noi ricordiamo qualcuno, soprattutto se non c'è più, lo stiamo commemorando, lo stiamo ricordando, e questo ha a che fare con la capacità di ridare nutrimento e vigore alle nostre radici. E quindi questo libro, tra l'altro, mi dai l'occasione di dire, è in qualche modo un libro collettivo. Io ricordo nello scrivere molte persone, molti incontri, molte situazioni che in qualche modo parlano tra le righe, per cui penso che anche i miei maestri siano davvero tra le mille parole che ci sono in queste pagine. Nel tuo libro parli spesso di vita spirituale, di dimensione contemplativa, di esercizi spirituali. E siamo abituati a sentire questi termini, a usare questi termini in ambiti religiosi o di fede. Di che cosa stai parlando? Secondo te è la stessa cosa di quando si dice una vita interiore, un mondo interiore, o parli di qualcos'altro? Ma intanto la vita spirituale, per come la intendo in queste pagine, che è sicuramente ispirata alla vita filosofica, soprattutto secondo la filosofia antica, e quindi la filosofia come stile di vita, è una spiritualità che non è alternativa o contraria alla religione, ma la religione fa parte
eventualmente come propria ispirazione o via di questa vita spirituale. Per vita spirituale intendo una vita orientata, una vita alla ricerca necessaria per l'essere umano di senso, di direzione, di cornice valoriale, mi viene da dire, entro la quale muoversi. Vita interiore lo trovo giusto ma riduttivo, perché la vita spirituale, per come la intendo in questo libro e nella filosofia come stile di vita, è una vita che connette l'interiorità alla pratica esteriore, cioè un prendersi cura costantemente del proprio orientamento, dei propri valori, delle proprie direzioni, come dire, ultime della propria esistenza, ma anche sempre restando in un dialogo verso ciò che è fuori di noi, cioè le relazioni con gli altri, la cura del mondo e della natura, l'orientamento verso il trascendente che può essere Dio per alcuni, l'universo, il cosmo o una finalità, però sempre con l'attenzione di non rimanere né troppo chiusi verso o troppo orientati verso l'esterno, ma neanche troppo chiusi in una sorta di autoriferimento che a mio avviso è una spiritualità un po' zoppa, se non si traduce poi in una pratica esistenziale realmente trasformativa anche del mondo che abbiamo intorno. Un'altra cosa volevo chiederti. Parli di rinascita individuale e rinascita collettiva. Allora, questo mi ha fatto pensare alla rinascita collettiva, a questo periodo particolare che stiamo vivendo e a quanto poteva essere, oppure abbiamo pensato che sarebbe potuto essere un momento di rinascita, no? Collettiva, a quanto ci siamo dette un po' tutti quando in primavera è iniziata questo problema del Covid, abbiamo detto che questa cosa ci cambierà, diventeremo tutti più solidali, più altruisti, staremo più attenti. Invece pare che la cosa sia andata diversamente. Mi sembra che ci sia molta rabbia, poca solidarietà e mi domando perché non ha funzionato. Non poteva essere questo un momento di rinascita per tutti? Ho pensato ai momenti dopoguerra, così. E non so, è come se l'idea che ho io è come se non avessimo toccato il fondo del tutto. Per poter ricominciare, cioè siamo rimasti lì un po' così e non sappiamo se è il caso di essere solidali e riprenderci tutti insieme oppure ognuno si fa gli affari suoi. Sì, credo che come sempre accade nelle grandi occasioni di risveglio, perché se devo dirla con le mie parole, anche che uso all'interno del libro, il lockdown e tutta questa situazione della pandemia è sicuramente una grande occasione di risveglio, che però può, come dici tu, muovere verso due direzioni: o cercare di ripristinare lo stato precedente e essere estremamente arrabbiati e di nuovo in cerca di riparazione per quello che sentiamo ci è stato tolto. Oppure fare in modo che sia davvero un'occasione trasformativa per un andare in una direzione differente e perché no, appunto più collettiva, più solidale, più di ricostruzione da vari punti di vista con tutto ciò che questa situazione ci ha mostrato, se non per forza insegnato, ma, e questo è proprio anche un po' lo specifico del libro, un conto è vivere un'esperienza, un conto è far sì che l'esperienza diventi occasione di apprendimento e di reale trasformazione. Ma una reale trasformazione vuol dire farsi carico di un processo che dura nel tempo, che fa lasciare alcune certezze e ci mette nella condizione di dover accettare di aprirci a qualche cosa di nuovo che il più delle volte ci spaventa. Tornare indietro ci rassicura, andare avanti spesso e volentieri ci spaventa, soprattutto se non l'abbiamo scelto. Forse quello che dobbiamo riuscire a fare è riuscire a condividere le opportunità che ci sono concesse in un momento di trasformazione come questo, vedendo che quello che stiamo perdendo è vero che c'è, ma in nome di qualche cosa che possiamo
in qualche modo conquistare, e a quel punto probabilmente anche per molte persone, non soltanto per ciascuno. Però è ovvio che viene a cambiare o a essere messo in discussione un sistema economico, sociale, politico, talmente ampio che in questo momento, secondo me, per molti di noi prevale la paura, che è uno degli aspetti legati al cambiamento, una delle emozioni principali, soprattutto quando il cambiamento non è scelto. Allora, cambio argomento. Perché prima una persona del pubblico ha detto che ha letto il primo capitolo e si è fermata perché è un libro da leggere molto lentamente. Allora volevo dirti che io il tuo libro l'ho letto appena uscito e mi è piaciuto moltissimo. E poi ho letto una bellissima critica di Luciano Orsi che consiglia di leggere molto lentamente questo libro e non leggerlo voracemente, con voracità, perché bisogna assaporare ogni parte. Ecco, io l'ho letto tutto d'un fiato. L'ho letto tutto d'un fiato anche perché la scrittura è molto fluida e ti invita ad andare avanti. Poi però sono tornata indietro, l'ho riletto una seconda volta approfondendo le parti che più mi interessavano, e oltre a trovare molte cose che risuonavano nella mia vita personale, ho trovato anche l'opportunità di utilizzare questo libro in un altro modo, quindi di utilizzarlo come traccia o una sorta di bussola per orientare il lavoro di due gruppi di donne che sto seguendo da qualche anno, che fanno caviardage con me. Perché penso che questo tema della rinascita sia un tema che percorre la vita di tutti e ci riguarda molto da vicino. Abbiamo appena cominciato, però i risultati direi che sono molto buoni. Spero che la cosa ti possa far piacere in qualche modo. Moltissimo, anche perché, come dicevi tu, sicuramente è un libro che si può prestare a essere letto con calma, cioè attraversato tappa per tappa, e mi viene da dire che è un libro in qualche modo forse circolare. È vero che è ordinato in 10 tappe, ma sono tappe sono momenti esistenziali in realtà, e quindi ciascuno può accedere dalla tappa che ritiene, può anche partire dal capitolo 4 piuttosto che dal capitolo 7 e poi ripercorrerlo in base alle porte da cui ha bisogno di accedere. Ognuno di noi deve trovare la sua porta, sia nei capitoli e quindi nella tappa esistenziale proposta, sia nel metodo. Cerco di, come avrai visto, appunto parlare più tipi di linguaggio, quello razionale, quello simbolico, in modo che ciascuno trovi la propria porta e non abbia la scusa per non rimettersi in qualche modo in gioco nella rinascita. Dopodiché però è un libro che appunto può, proprio perché è fatto a tappe, essere attraversato, essere ripreso, essere utilizzato. Mi ha fatto piacere sapere che una collega che lavora in un centro per l'impiego mi ha detto: io lo sto utilizzando con le persone che devono rimettersi in gioco perché hanno perso il lavoro, e quindi aiutarle a riconoscere questi momenti, queste tappe, aiutarle a vedere come sia possibile rimettersi appunto nel mondo e rinascere anche per quello che riguarda il lavoro. Quindi può valere per amore, per lavoro, per desiderio, per lutti, per tutte le situazioni che appunto portano ad avere il desiderio o la necessità di compiere un processo. E mi fa piacere sapere che lo utilizzi anche tu nei tuoi gruppi, perché tra l'altro l'arte è uno dei linguaggi che io cerco di proporre, per quanto non ne abbia le tue competenze, perché credo che proprio ciò che attiene alla vita contemplativa, alla vita creativa, sia ciò che ci permette di andare a ritrovare la sorgente che dobbiamo nutrire, riconoscere, ritrovare per rimetterci al mondo. Perché se la nostra sorgente si perde o si asciuga, è evidente che anche pensare di rimetterci al mondo è più complesso, anche perché, per come lo intendo io, la rinascita non è uno sforzo, anche è una scelta,
è un moto di coraggio e di tenacia, ma è anche molto un lasciare accadere. Se noi non permettiamo alla rinascita di accadere, il più delle volte non dipende solo da noi e dalla nostra volontà. Questo libro non va nella direzione del volere è potere, ma scegliere, desiderare e lasciare accadere in maniera creativa consente di compiere un processo, a ciascuno ovviamente il suo, per cui ben venga un lavoro di gruppo che immagino di anche la possibilità di un confronto e di un'amplificazione del pensiero. Va bene, allora per concludere volevo dirti un'altra cosa, che il tuo libro ci accompagna in un viaggio che è molto interessante e a volte impegnativo e a tratti anche faticoso, perché ti fa ragionare su cose che possono essere anche un po' faticose, però si trova anche la speranza. Di certe fasi della vita, di certi momenti. E ci sono degli spunti su cose che alleggeriscono un po' tutto questo percorso. Ad esempio, il fatto che tu dici che quello che cerchiamo veramente ce l'abbiamo già noi dentro e che risale dai nostri abissi. E questo mi sembra una gran consolazione, cioè abbiamo già tutto il kit pronto per fare quello che dobbiamo fare, basta solo riuscire a vedere le cose e a metterle in ordine, nell'ordine giusto. Credo che con questo tu abbia colto lo specifico del libro e anche il fatto che il libro è un libro sulla speranza, sulla fiducia nell'essere umano e nelle sue capacità, come direbbe Hannah Arendt, di fare di se stesso un miracolo, che credo non ci sia definizione più bella. È vero che abbiamo tutto il kit, è vero che abbiamo tutta la nostra risorsa, le nostre possibilità dentro di noi e intorno a noi. È un grande gioco però di composizione, di ricerca, di ascolto. Giustamente dici è anche a volte faticoso, ma credo che sia faticoso mettersi in ascolto sincero e autentico di se stessi e guardare con lucidità la nostra vita per quella che è e non per quella che vorremmo che fosse. Allora questa è la fatica, ma è la fatica dell'essere umano, non è solo la fatica che eventualmente il libro impone. È un invito ed è l'invito appunto a fidarsi del fatto che rinascere è possibile, è sempre possibile. Questo non vuol dire che è facile, non vuol dire che è immediato e aggiungerei, perché forse l'hai detto anche tra le righe, nessuno si salva da solo. Quindi, se noi accettiamo che anche la costruzione di relazioni, l'accettazione della nostra interdipendenza fa di noi degli esseri umani capaci di rinascere, allora questo a maggior ragione renderà possibile per ciascuno di noi il rimettersi al mondo, anche perché, ed è un po' la conclusione di questo libro, appunto, circolare, nel momento in cui ci siamo rimessi al mondo sappiamo anche che ci sarà chiesto di rifarlo ancora e un'altra volta, perché la vita è per definizione cambiamento e finché siamo su questa terra saremo comunque in qualche modo chiamati a trasformarci e a rimetterci nel mondo in un altro modo. Quindi è un augurio sicuramente, è un auspicio, ma è anche appunto un invito perché fondamentalmente ne vale la pena, altrimenti la nostra vita rimane probabilmente un po' tiepida, un po' infelice, un po' insoddisfatta e invece quell'inquietudine generativa che sappiamo sentire, se la lasciamo emergere, diventa davvero una grandissima opportunità. Grazie. Grazie. Non ci sono domande? Più che una domanda, forse è una riflessione anche collegata un po' sulla tua conclusione, che quello che sto un po' vivendo e sperimentando, anche confrontandomi con altre persone, sembra quasi che quando magari parli del desiderio di riprendere in mano la tua vita, ricominciare, quasi come se voler essere felici sia una colpa. Vabbè, ma
che cosa ti manca, per cui non, cioè, vuoi ricominciare, hai un lavoro, soprattutto in questo periodo di difficoltà, hai una famiglia, quasi come, cioè, se dici sì, ma ok, ma io voglio essere felice, cioè voglio vivere pienamente la mia vita, quindi ho voglia di rimettermi in gioco. Vieni guardata come, vabbè, cioè, ma adesso questa addirittura vuole essere felice, non ti sembra di chiedere troppo, ecco. E questo è un po', cioè, mi spiace, nel senso che sì, vivere solo di lavoro e di quotidianità trascinata, alla fine non è vita, è un'altra cosa, è sopravvivere. E quindi, cioè, andrò avanti a leggere il tuo libro perché appunto io sono ferma al primo capitolo. Perché comunque la paura di rimettersi in gioco c'è, e quindi. Sì, questo è un nodo centrale, nel senso che, come dici tu, ed è uno dei temi del libro, c'è una grande differenza tra vivere e sopravvivere. Sopravvivere ha a che fare in qualche modo con l'accontentarsi, ha a che fare con l'accettare di avere una vita che, per carità, come dici tu, può anche essere una vita a cui apparentemente non manca nulla, ma se non è la vita che in qualche maniera mi corrisponde e è la vita per la quale io chiedo un senso. La cosa importante è sapere che accettare che per qualcuno di noi è più importante vivere in maniera consapevole la propria direzione di senso, la propria realizzazione, il proprio voler comporre tutte le dimensioni della propria esistenza e non appunto invece accontentarsi in qualche maniera lasciando passare il tempo. Il fatto che uno possa fare una ricerca per avere una vita appunto consapevole e realizzata che assomiglia probabilmente alla felicità. La felicità non è neanche Sì, un obbligo, esatto, no? Perché infatti. l'altro mito del nostro tempo è che bisogna assolutamente essere felici. In realtà io credo che più che essere felici bisogna essere soddisfatti. Soddisfatti vuol dire darsi pace rispetto a quello che noi pensiamo sia il senso della nostra vita, cioè mi viene da dire, magari in maniera un po' forte, quello per cui arriveremo alla fine della nostra esistenza e avremo l'impressione di avere davvero vissuto. E non invece, come a volte accade, arrivare alla fine della nostra esistenza e avere la sensazione che ci siamo lasciati scivolare semplicemente il tempo tra le mani, ma a quel punto non c'è un'altra possibilità o non che noi si sappia. Quindi credo che uno ne abbia il diritto, non il dovere, di interpretare la propria vita come meglio ritiene per sé. Come sempre ti ringrazio di quello che scrivi, di quello che dici, come lo dici, come lo scrivi. Io sono una copiona, ho letto il primo capitolo anch'io, però la verità è che invece sono anche una copiona molto indisciplinata. Io adoro prendere questo tipo di manuali di vita e aprire a caso e leggere, perché sono convinta che i libri quasi tutti, alla fine, come diceva Chiara, abbiamo dentro anche, no? Qualcosa che è come se il libro sapesse di cosa hai bisogno, ma in fondo sei tu che lo trasformi per te stesso. E la cosa carina è che logicamente ho trovato due pagine a caso, perfette per me, per il mio momento di adesso, per la mia rinascita di adesso, e che è un po' che rimandavo. E quindi niente, spero di farti felice dicendo che è una settimana che sto ricominciando a rinascere, non come la dieta alimentare che tutte le mattine da 10 anni ricomincio, ricomincio, poi non la porto avanti. No, a parte gli scherzi, è stato molto interessante questa cosa. Era un po' che non lo facevo, questo esercizio, e ha funzionato benissimo. E logicamente adesso ho fatto la battuta perché riguardava il discorso di prendersi cura di sé anche attraverso il corpo, anche attraverso le azioni che facciamo, anche. Io sono quella dell'orto, sono quella che va a camminare, sono quella, e poi però mi sono resa conto che lavorando tanto, occupandomi tanto anche di cose personali, anche della mia bella famiglia, però avevo un po' lasciato perdere queste cose che mi facevano stare veramente bene. E quindi ho ricominciato a riprendermi cura del terrazzo, dei fiori, finché non avrò di nuovo il tempo di andare anche all'orto, eccetera, eccetera. Però
per me è stato molto importante riaccorgermi che era solo nella mia testa, ma non lo stavo più facendo, di mettere le mani nella terra o di mettere le mani in una tempera, ecco. Quindi grazie. Più che una domanda, era un ringraziamento. Beh, intanto grazie che ci hai ricordato l'esercizio della bibliomanzia, che così a volte si chiama, cioè questa idea che il libro sia quasi una sorta di personaggio vivo che ti può suggerire in base alla giornata una parola, una frase, qualche cosa che poi ti accompagna e che è evocativo in quel momento per la tua fase di vita. E quindi questo lo possiamo suggerire anche ad altri perché è molto bello. E poi il fatto che giustamente ci ricordi come sia importante la cura di sé, no? E a volte, e questo è uno dei grandi problemi che viviamo, ci dimentichiamo di noi stesse. E lo parlo soprattutto al femminile, però vale un po' per tutti. Veniamo un po' tramortiti o assorbiti dalla velocità della vita quotidiana e rimandiamo, non a caso citavi le diete, a qualcosa che accadrà domani, da lunedì, da un altro giorno. In realtà l'idea è proprio che il tempo per prenderci cura di sé, a volte, di noi, a volte è un tempo anche breve, non importa, un tempo lunghissimo che magari è difficile da trovare. Però quel recuperare appunto le mani nella terra, le mani nella tempera, la lettura di qualcosa, la visione di qualcosa, penso alla bellezza, all'opera d'arte piuttosto che alla poesia o il colore, appunto, tutto quello che in qualche modo ci fa sentire che la nostra vita è molto più ampia di quello che a volte lasciamo che accada, è molto più capace di respiro, capace di sollievo, e invece noi tritati nella quotidianità ce ne dimentichiamo. Quindi sono contenta se questo libro ha permesso un po' la voglia di riprendere queste che appaiono come piccole cose, ma in realtà sono davvero il piccolo punto di partenza che poi diventa l'inizio di un processo davvero trasformativo. Penso che allora il libro ha fatto il suo lavoro, e quindi grazie a te.